Buonasera a tutti e benvenuti a questa conferenza sul futuro del lavoro. Si chiama How the Future Works, prepararsi al futuro del lavoro. Volevo innanzitutto comunicare a tutte e tutti che questa conferenza non sarebbe stata possibile senza il supporto valido e continuo di Ersel, di tutto il suo staff. In particolare volevo ringraziare Valeria e Marzia che in questi giorni sono state molto presenti e puntuali e di supporto. Voglio inoltre ringraziare il relatore e le relatrici che a breve presenterò e ringraziare tutti voi che in questa serata state dedicando un'ora del vostro tempo a partecipare a questa conferenza. Come si capisce dal titolo, questa conferenza tratta del futuro del lavoro. Ne parlano in tanti, ne parla il World Economic Forum, noi, io Alessandro in particolare, facciamo parte dei Global Shapers. Molti di voi che state seguendo fate parte di questa associazione, diciamo, globale, Global Shapers, che si occupano di tanti progetti, sostenibilità ambientale, equity and inclusion e anche, diciamo, education e futuro del lavoro. I Global Shapers hanno degli hub nelle maggiori città del mondo. In Italia ci sono diversi hub, io faccio parte dell'hub di Torino di cui sono curator. Diciamo, la conferenza di oggi sarebbe dovuta essere all'interno di Shaping Italy, l'evento italiano dei Global Shapers. Fortunatamente la facciamo online, quindi non è saltata definitivamente. Ma veniamo al dunque, parliamo senza perderci troppo in chiacchiere preliminari, veniamo al dunque dell'argomento. In questi tempi difficili caratterizzati dalla pandemia del Covid, le nostre idee sul futuro, su come sarebbe evoluto, diciamo, il mercato del lavoro sono state un pochino, diciamo, messe in discussione. Non abbiamo più magari le certezze che avevamo prima, i trend, libri, articoli, analisi e studi che erano usciti prima della pandemia magari indicavano dei dati che adesso sono stati profondamente messi in discussione. Ci sarà molto probabilmente una nuova recessione nella maggior parte dei paesi del mondo, ci saranno tassi di disoccupazione, in crescita, insomma. Di nuovo tutto è stato messo in discussione, però ci sono diciamo, dei punti fermi che non sono cambiati rispetto al passato. L'evoluzione tecnologica continua, la crescita dell'intelligenza artificiale, lo sviluppo, nuove dinamiche nel mercato del lavoro. Insomma, delle dinamiche che danno speranza, ma danno anche preoccupazione. Prima di presentarvi i relatori e dare loro domanda, come vedete, troverete all'interno della dashboard di questa diretta una sezione in cui sono presenti dei sondaggi. Ora, sia i sondaggi che le domande rimarranno aperte e a vostra disposizione durante tutta la diretta. Voi potete compilare, diciamo, la sessione Q&A per porre delle domande, io le raccoglierò, insomma, cercherò di raggrupparle e poi verranno poste ai relatori e poi c'è una sezione sondaggi. Vi chiederei di leggere, diciamo, durante la conferenza questi sondaggi perché vorremmo raccogliere da voi le vostre idee sul futuro del lavoro, in particolare che cosa vi spaventa di più relativamente al futuro del lavoro e invece che cosa vi dà più speranza. Che cosa vi spaventa di più? Abbiamo la disoccupazione di massa causata dall'automatizzazione e dall'intelligenza artificiale. Insomma, l'intelligenza artificiale per molti, ad esempio anche per Harari, lo scrittore, magari avete letto i suoi libri, può destare preoccupazione. I processi decisionali delegati agli algoritmi che svalutano l'uomo, oppure l'aumento della speranza di vita che minaccia la creazione dei posti di lavoro per i giovani. Oppure le big della Silicon Valley che sono una minaccia per le piccole imprese locali. E infine la carenza di risorse finanziarie degli stati, soprattutto in un periodo come questo, che impatta, diciamo, negativamente sul mercato del lavoro. Sono cinque, scegliete quale tra queste vi preoccupa di più sul futuro del lavoro. Invece, cosa vi dà più speranza? La tecnologia che ci potrebbe far lavorare meno e meglio, quindi l'automatizzazione,
positiva che ci riduce, diciamo, il tempo impiegato a compiere task noiose e ripetitive, un minore margine di errore grazie al supporto degli algoritmi dell'intelligenza artificiale, quindi dei benefici per la società in generale, oppure la tecnologia che non distrugge posti di lavoro ma ne crea di nuovi, come sempre è successo in passato, l'internet e l'e-commerce che creano anche opportunità per le piccole imprese locali, e infine un'attenzione maggiore nel futuro del mercato del lavoro per la sostenibilità. Quindi scegliete la maggiore preoccupazione e la maggiore speranza. E ora andrei ai relatori. In questi sondaggi viene spesso citata l'intelligenza artificiale. La prima relatrice si occupa proprio di questo nella vita. Stiamo parlando di Alice Vatta, che è partner del Business Performance Institute, BPI. Innanzitutto grazie Alice per partecipare. Ecco, vorrei iniziare innanzitutto a chiederti di presentarti un attimo e spiegarci come sei arrivata, diciamo, a fare il tuo lavoro e parlarci un po' dell'intelligenza artificiale. Secondo te, quale sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro nel prossimo futuro? Possiamo essere ottimisti o pessimisti? Dobbiamo sempre essere ottimisti, Fabio. Grazie. Allora, io vi ringrazio per questo invito perché è veramente sempre stimolante. Spero che ci potremo confrontare un po' con ragazzi ormai molto più giovani di me, anche in questo setting virtuale, quindi veramente con domande volentieri. L'obiettivo che mi prefiggo un po' di raggiungere in questi pochi minuti è quello di lasciarvi con qualche spunto di riflessione. Chi in questo momento vi volesse dare delle certezze, diciamo, secondo me è in difficoltà, diffidate, però qualche spunto di riflessione per approfondire, magari nel tempo, partendo un po' dal portarvi la mia esperienza professionale. Diciamo, io nasco consulente strategico per molto tempo e mi sono poi un po', diciamo, ho cambiato strada e mi sono unita a una società proprio leader nel mondo della tecnologia e della produzione di software di intelligenza artificiale, che si chiama C3, e dopo questa esperienza ho invece, diciamo, intravisto un po' un futuro più nelle persone. Questo secondo me è già un tema, diciamo, interessante. Vi lascio questo spunto. Dopo la strategia, la tecnologia, nella mia vita professionale sono venute un po' le persone. Adesso lavoro in consulenza sempre, ma con un'ottica molto più di learning. In BPI, che è proprio una boutique dedicata un po' alla crescita delle persone, come competenze, come capacità di leadership. Questo è stato un po' il mio percorso. Nel frattempo ho anche avuto 3 figli, quindi insomma, il momento, la mia vita si è articolata. E il tema di intelligenza artificiale sicuramente è molto dibattuto da tempo, insomma, all'interno della comunità scientifica, ma direi non solo, perché va a toccare proprio aspetti sociali, ma anche etici legati alla qualità e alla quantità del lavoro e dell'occupazione. Io ho passato molti anni in McKinsey e so che fanno sempre dei bellissimi studi e nel 2017 questi timori, queste paure legati agli impatti dell'AI sul mondo del lavoro si sono concretizzati, sono stati strutturati in un report molto famoso, un paper molto famoso, ormai famigerato quasi direi, Future That Works. Tra parentesi poco, visto il risultato dello studio, in cui di fatto nel 2017 la McKinsey prevedeva che entro il 2055, questa data insomma entro un 35-quarantennio, circa la metà delle attività lavorative sarebbero state impattate dall'automazione e quindi e già da tecnologie già in essere, che quindi ci sarebbe stato un effetto molto molto pesante sull'occupazione. Ovviamente, diciamo, apriti cielo, insomma. E di fatto questi timori già c'erano, no? C'erano molti timori che però non erano stati mai, secondo me, concretizzati e strutturati, valutati così pesantemente. In realtà il rischio esiste, inutile negarlo, in particolare sulla sostituzione dei task, quelli ripetitivi, no? Già questa è una realtà in molti casi. Allo stesso modo, però, ci sono una serie di opportunità e di nuovi lavori che l'intelligenza artificiale andrà a creare e che noi adesso anche in qualche modo intravediamo, ma facciamo fatica veramente a focalizzare, no? Tra l'altro, 35-40 anni, adesso parlando di così, diciamo, da persona con una certa età,
sono un periodo no, lunghissimo. Se a me 35-40 anni fa avessero chiesto cosa avrei fatto da grande, e credo lo stesso ai miei coetanei, non penso che nessuno avrebbe risposto mai lo sviluppatore di app, il social media manager, che avrebbe, nessuno pensava di avrebbe organizzato le sue vacanze su Booking, sull'app o affittato su Airbnb, no? Quindi un cambiamento dei modelli di business e conseguentemente dei lavori, dell'occupazione che ne consegue, che non erano assolutamente prevedibili 35 anni fa. Quindi con tutto l'affetto per la McKinsey, queste, diciamo, sono sempre previsioni molto, molto rischiose. E al di là della, diciamo così, un po' della mia, di quello che vi ho portato così come aneddotica, no? Cosa avremmo pensato noi 35 anni fa? Nulla di tutto quello che è successo. Al di là dell'aneddotica, poi sono, diciamo, a mettere un po' un freno a questi timori sugli impatti dell'AI, sono venute anche altre società e altri studi più, diciamo, strutturati. Un po' per par condicio ve ne cito due. Che non si dica che il mio passato in McKinsey mi renda bias. Uno abbastanza recente di BCG, che insieme all'MIT nel 19 ha fatto una survey tra oltre 2500 executive, dei cui risultati si evince che neanche la metà del management è preoccupato degli impatti occupazionali dell'aumento, diciamo, dell'automazione, ma invece l'85% sono convinti che questo abbia delle potenzialità che permetteranno di avere un maggior vantaggio competitivo, quindi di aumentare, quindi le performance dell'azienda. E il secondo che vi cito, che vi invito ad andare a leggere perché è veramente interessante, di Accenture, che si chiama Reworking the Revolution, che diceva un annetto e mezzo fa che diciamo, gli impatti in realtà su finanziari, sui ricavi delle imprese che avessero messo in atto programmi di efficace, come dire, cooperazione, integrazione uomo-macchina, avrebbero raggiunto risultati oltre il 35%. Adesso il numero, come diceva Fabio giustamente all'inizio, se dovessi andare a rivedere le previsioni di 2 anni fa, i numeri penso che difficilmente saranno confermati. Però questo per dirvi che ci sono anche degli studi che portano a questo ottimismo che io sto cercando di trasmettere. E poi, come ultimo punto, diciamo, cioè, l'aneddotica, gli studi, cioè l'esperienza che vi porto dal punto di vista professionale degli anni passati in C3, che è questa società di sviluppo di software di intelligenza artificiale. Creata, adesso sentivo parlare dei big della Silicon Valley, creata da uno dei tycoon della Silicon Valley, Tom Siebel, diciamo, il founder del Siebel System, di voi abbia un po' di esperienza in CRM, marketing, sono un boss, un tycoon. Uno dei primi sviluppi che sono stati fatti, questa è una società che fa applicativi di intelligenza artificiale, in particolare inizialmente focalizzata al mondo dell'energy. Uno dei primi software, sistemi che sono stati messi online, è un sistema di ricerca frodi commerciali per le reti elettriche. Andava a cercare, a identificare quali fossero i meter, quali fossero i contatori a più alta probabilità di utilizzo, diciamo, non unconventional, direi. Allora, questa è un'attività che è sempre stata fatta, quindi un processo che già esisteva in azienda. E quindi l'introduzione di un sistema che aveva una capacità computazionale estremamente più elevata, che aveva una capacità analitica estremamente più elevata, tutto il tema del machine learning, che spesso è usato un po' come sinonimo dell'intelligenza artificiale, era messo in pista alla sua massima potenza, aveva creato una grossa diffidenza, che fosse un po' un progetto di efficientamento, se era stato percepito così. E invece quello che è successo è esattamente l'opposto, perché poi l'introduzione di un sistema che è efficace, che funziona, che produce risultati, che permette veramente un aumento grosso dell'efficacia dei risultati in un'azienda, genera tutta una serie di un circuito positivo, tutta della positività attorno al progetto, perché da un lato le aziende nel momento in cui hanno più, diciamo, larghezza, migliori risultati, sono anche più, diciamo, più propense a una gestione delle persone più, diciamo, larga. E dall'altro le persone che partecipano acquisiscono delle skill che altrimenti, diciamo, la loro attività tradizionale non si sarebbero mai potute raggiungere e diventano un po', no, poi anche i navigatori, chiamiamoli, insomma, gli ambasciatori di questa rivoluzione. Quindi
tutti skillatissimi di machine learning, algoritmi supervised, l'effetto è stato molto positivo e non c'è stato assolutamente nessun impatto, anzi c'è stata una grossa crescita del gruppo di lavoro a fronte di questi risultati. Quindi, cioè, complessivamente io nel medio-lungo periodo sono estremamente ottimista. Quello che nel breve, secondo me, al di là delle incertezze, diciamo in qualche modo esogene, che in questi mesi ci hanno colpiti, erano un po' imprevedibili, che hanno portato, secondo me, da un lato anche un po' interessante, a una rivalutazione, a rivalorizzazione delle professioni, quelle che si chiamano un po' low skill, no? Poi alla fine la felicità è stata andare a riprendere il cappuccino, insomma, le persone fondamentali sono state quelle della delivery, quindi c'è stata un po' anche una rivalorizzazione. Però l'imperativo, secondo me, nei vostri panni, per il breve termine, è quello di formarsi, conoscere, studiare e... Non lo dico, non è l'obiettivo, non è quello di diventare tutti data scientist, non è quello di iscriversi a statistica dopodomani, ma è acquisire le competenze di base necessarie per sedersi a un tavolo parlando la stessa lingua delle persone con cui ci si confronta, la lingua dell'intelligenza artificiale, che è poi la lingua della tecnologia digitale, poi cioè, lo stesso linguaggio, e studiare per essere on top, per essere consapevoli di quali sono veramente i trend e sfruttarne le opportunità, perché ce ne saranno tante negli anni a venire, che noi al momento non riusciamo neanche necessariamente a prevedere, ma avere l'opportunità e le skill di saltare su queste opportunità. Perfetto, grazie Alice. Ora passiamo la parola a Laura Cosa, che è CEO e founder di Impact Hub. E a Laura vorremmo chiedere, passando dal tema dell'intelligenza artificiale a quello dell'intelligenza umana, diciamo, all'organizzazione del lavoro, come cambieranno, diciamo, nel futuro gli ambienti di lavoro? Già il co-working, diciamo, ha modificato nell'ultimo decennio, insomma, il modo di lavorare. Adesso il remote working durante il Covid anche è stata un'altra modifica dell'organizzazione del lavoro. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare? Sì, grazie Fabio, mi scusi io ai ringraziamenti e all'invito per la partecipazione a questa serata. Mi fa davvero molto piacere e in particolare sono molto felice di poter contribuire e dialogare con i giovani di Global Shapers, perché la considero un'organizzazione che ha davvero tante similitudini con quella di cui faccio parte io, Impact Hub, visto che anche noi siamo un network internazionale che ci occupiamo di sostenibilità, di imprenditoria di impatto, e quindi insomma mi fa davvero molto piacere poter avere questo dialogo. Noi come Impact Hub siamo di base un network di spazi di co-working, quindi sono anni ormai che stiamo vivendo in prima linea un processo di trasformazione che è in atto, come dicevi tu, ormai da diverso tempo, che riguarda tutto ciò che ha a che fare con la flessibilità del lavoro, quindi dalla digitalizzazione allo smart working. La situazione in cui ci stiamo trovando attualmente con l'emergenza Covid non ha fatto altro che accelerare questi processi e soprattutto li ha resi una necessità. E questo è davvero per noi un'opportunità, perché mentre prima magari ci capitava spesso di entrare in contatto con aziende, con impostazioni un pochino più tradizionali, convenzionali, che vedendo i nostri spazi, vedendo il nostro approccio lavorativo, diciamo si piacevolmente stupivano delle differenze, dell'innovatività che potevano trovare in spazi di questo tipo. Adesso ormai ci sono sempre più aziende, anche liberi professionisti, che in questi mesi di quarantena soprattutto si sono davvero posti il problema di quale possa essere il luogo ideale di lavoro, di come poterlo vivere e di come poterlo sfruttare in termini di scambio e di interazione. Ecco, Impact Hub da questo punto di vista è chiaramente una possibile soluzione, perché è quello che abbiamo sempre proposto e che abbiamo sempre fatto. Probabilmente in questa fase risulta un pochino complicato o comunque un po' in contrasto andare a pensare come
un'attività come quella del co-working, che è un'attività tipica per eccellenza della sharing economy, possa costituire un'opportunità e una soluzione in un momento in cui invece ci troviamo più a mantenere le distanze e rinchiuderci all'interno dei nostri spazi privati. In realtà però questa dell'emergenza è stata un'occasione per constatare due punti importanti. Il primo è che molte delle attività che andiamo normalmente a svolgere, che eravamo abituati a svolgere tutti i giorni all'interno dei nostri uffici o dei nostri luoghi di studio, d'università, possono effettivamente essere tranquillamente realizzate e portate a termine anche con modalità diverse, quindi con modalità virtuali. Pensate ad esempio, non so, alle lezioni frontali o ai momenti in cui magari dobbiamo svolgere un'attività di lavoro focalizzata e quindi facciamo lavoro puramente individuale. Quindi questa è una prima constatazione che abbiamo vissuto in prima persona, e quindi abbiamo potuto in prima persona testare e renderci conto che effettivamente è fattibile poter gestire una parte del nostro lavoro, delle nostre attività completamente da remoto e in totale flessibilità. L'altro aspetto che invece abbiamo scoperto è che invece sono estremamente importanti quelli che vengono cosiddetti legami deboli, quindi tutte quelle possibilità di interazione, di connessione che possiamo avere nello stare in mezzo alle altre persone, quindi nel poter avere incontri casuali. Sembra banale, ma in realtà quella è la nostra occasione un po' di uscire dalla nostra bolla di conoscenze, di amicizie e di relazioni professionali, e in un certo senso esporci a quello che può emergere dal confrontarsi con persone che non si conoscono e che appunto si incontrano casualmente. E spesso e volentieri questi sono gli incontri da cui impariamo di più e che ci portano più stimoli, più ricchezza. E quindi da qui, secondo me, c'è il grande ruolo che potranno ricoprire gli spazi di co-working, in generale tutti i luoghi di lavoro, di studi condivisi, proprio appunto per garantire la protezione e l'esistenza di queste reti sociali che abbiamo scoperto essere così, così fondamentali. Quindi lo scenario che io mi immagino per il prossimo futuro è sicuramente quello di avere tanti uffici diffusi dove l'azienda veramente possa mettere a disposizione dei propri dipendenti, collaboratori, tutta una serie di opzioni e di alternative per poter lavorare in spazi condivisi, dove poter interagire con persone esterne alla propria cerchia. E chiudo qui: sicuramente queste aziende che offriranno queste opportunità saranno sicuramente le aziende che saranno anche più attrattive per i talenti che cercheranno lavoro. Grazie Laura. Adesso introduciamo il terzo relatore, che è Alessandro Panerai, che è manager di Endeavor Italia e inoltre anche membro dell'Hub di Milano dei Global Shapers e Project Leader di Improve, che è un progetto dell'Hub di Milano a cui partecipano anche l'Hub di Torino e l'Hub di Genova sul futuro del lavoro. Ecco, io chiederei ad Alessandro, visto che abbiamo parlato sia Alice che Laura hanno citato, diciamo, l'impatto del Covid, diciamo, sul futuro del lavoro. Per una persona, un giovane magari che ci sta seguendo in questo momento, che sta ancora facendo l'università, su cosa deve concentrarsi per scegliere la sua carriera? Deve concentrarsi, diciamo, sul suo scopo di vita, eccetera, o il Covid ha rimescolato tutto, ha senso concentrarsi su altri paradigmi? Ah, intanto grazie Fabio dell'invito e della domanda. Allora, secondo me la crisi che stiamo vivendo è fondamentale come opportunità, in quanto ci permette da un lato di riflettere su alcuni dei paradigmi che perlomeno la mia generazione, e credo anche quella dei ventenni attualmente
diciamo, nel procinto di scegliere il proprio percorso di carriera o che lo hanno appena iniziato a definire, si stavano davano per assodati, no? Sia inteso come diciamo priorità, sia inteso come proprio attenzione alle cose basiche, tanto che io credo che questa crisi prima di tutto ci insegni che le cose più importanti che dobbiamo riscoprire da un certo punto di vista sono le relazioni con gli altri, il tempo e lo spazio, no? Queste sono secondo me le tre variabili che andremo a rivalorizzare in qualche modo alla fine di questa crisi, quando e se ci sarà una fine. Detto questo, il passaggio alla purpose, intesa non tanto come ho bisogno di trovare un fine ultimo nobile a cui devo dedicarmi, ma inteso come qual è il senso per me nell'attività lavorativa che mi cuba minimo di 8 ore al giorno fino a sky's the limit, diciamo, sul proprio outlook quotidiano rappresentano. Quindi questo è un passaggio che io vedo sempre più sostanziarsi, lo vedo non solo nei giovani universitari, ma forse, e questo è ancora più interessante, negli studenti ancora più giovani, quelli che seguiamo noi con il nostro progetto, quindi negli studenti delle scuole superiori, in cui vedo anno su anno un passaggio sempre più centrale a una domanda più di senso legata al proprio posto, diciamo, all'interno della società, del mondo, che ha un percorso lavorativo alla carriera, no? Cioè siamo passati nel giro di poco tempo a domande in cui che mi venivano poste da se io voglio fare questo, che cosa devo studiare, che carriera devo iniziare ad intraprendere, contro se io voglio avere un senso all'interno della società, che cosa devo fare, no? Che da un certo punto di vista è una domanda molto più complessa, ovviamente, a cui rispondere, ma che secondo me è positiva perché sposta l'attenzione su una questione estremamente più rilevante, no? Se ci pensate, è uscito qualche anno fa un libro di un economista di Harvard che si chiama Bullshit Jobs, non so se qualcuno di voi lo conosce. Era molto interessante il momento in cui uscì, destò un certo scalpore, poi ovviamente bisogna tenere in debita considerazione i numeri e bisogna tenere in debita considerazione l'argomento del professore, ma la tesi principale del libro è che più di metà, diciamo, dei white e dei blue collars a livello globale svolgono delle mansioni, delle professioni che sono fondamentalmente bullshit, cioè sono inutili o perché sono ridondanti o perché generano lavoro senza... cioè, giusto per generarlo, tra virgolette, o perché sono correlate sostanzialmente a una serie di abitudini, di status quo che si sono insediati, no, nel nostro agire quotidiano, che non dovrebbero esistere proprio in prima battuta, no? Vi faccio un esempio sostanzialmente. Ci sono all'interno della maggior parte delle organizzazioni tutta una serie di soggetti che sono adibiti semplicemente a controllare quello che fanno gli altri, i quali sostanzialmente in prima battuta, lo sai meglio tu Fabio, che in quanto, diciamo, CEO di una startup non dovrebbero neanche esistere, no? Sono i soggetti che di per sé uno andrebbe ad assumere da ultimo, no? Allo stesso modo, se uno va a analizzare quella che è un po' la giornata lavorativa tipo, sempre nello stesso libro si asseriva che sostanzialmente, fatto 100 il tempo lavorato da una persona, circa il 40% al massimo era il tempo dedicato a lavorare, il resto era tempo dedicato a meeting più o meno utili, leggere mail, rispondere mail, andare a pranzo, attività, diciamo, di tempo, tra virgolette, sprecato per mansioni amministrative, eccetera, no? Questo, da un lato, ci impone di trovare una risposta a questa domanda di purpose, andando a modificare un po' anche, andando incontro a quello che diceva prima Alice, diceva prima Laura, il workplace, in prima battuta, e il work è inteso come attività che il lavoratore deve svolgere, no? A qualunque livello di cui parliamo, perché da un lato c'è lo spauracchio dell'automazione che diciamo è più o meno tangibile, più o meno grave, e va però tenuto in debita considerazione, e l'automazione andrà certamente a scalfire proprio questi bullshit jobs in prima battuta, no? Quindi è per quello che dicevo, è da un lato positivo questo switch di attenzione, perché in un certo qual modo crea un meccanismo di allarme che è positivo, no? Nelle generazioni che si affacciano al mondo del lavoro. Dall'altro, perché tende a far sì che le organizzazioni si pongano il problema di come efficientare, no? Tutta una serie di processi che fino a questo momento erano stati un po' lasciati da parte, no? E quindi avevano creato una sorta di elefantiasi di tempo sprecato, di attività inutili, no? E questo è importante perché tende a far sì che si debba proprio anche a livello etimologico
andare a rivisitare il tema del business, no? Cioè, se uno fa studia l'etimologia della parola business, è legata a to be busy, no? Da cui occupazione, quindi rimanere occupati, okay? Quindi stare occupati a fare qualcosa sostanzialmente, no? Che è secondo me in completa antitesi rispetto a dove va il mondo del lavoro ad oggi, e quindi questo impone un certo ripensamento. Perché poi, e qui se volete possiamo allargare all'infinito lo spettro, ma poi magari ne parliamo dopo in fase di Q&A, se leggete ad esempio uno dei libri più interessanti dell'ultimo anno, di Age of Surveillance Capitalism, di Shoshana Zuboff, quello che asserisce l'autrice è che sostanzialmente andiamo sempre più verso un'economia legata al behavioral surplus, cioè sostanzialmente a far sì che l'individuo sia datificato, lo dice anche Harari, no? Che citavi tu precedentemente, e quindi sia sempre più un ingranaggio in una macchina in cui non è tanto importante né quello che fa né dove va la macchina, ma il fatto che lo faccia per generare dati che vanno a beneficio di un'elite di organizzazioni e di individui, no? Per evitare questo meccanismo, secondo me, è importantissima la riflessione sul tema della purpose. E chiudo, è importantissimo anche perché, come avete visto in questo periodo, ci mancano a livello globale dei lavoratori capaci di gestire i cosiddetti global risks, e qui entra in gioco anche la purpose, diciamo intesa come fine nobile dell'attività, e quindi ci mancano a tutti i livelli di professionalità, a tutti i livelli di expertise, soggetti capaci di gestire pandemie, cyber security, legati cyber risk, climate change, eccetera, eccetera, no? Quindi questo secondo me è un altro focus su cui sicuramente orientarsi, a prescindere insomma da quella che è la facoltà selezionata o il percorso di carriera selezionato, perché saranno dei temi trasversali su cui Odirifo di Raffa farà la differenza, riuscire a poter dire la propria. Perfetto, grazie Alessandro. Intanto ringrazio anche coloro che ci stanno seguendo, perché piano piano stanno arrivando le risposte al sondaggio e dopo il secondo giro di domande ai relatori proviamo a vedere quali sono stati i risultati, ovvero quali sono le principali speranze legate al futuro del lavoro e quali le principali minacce percepite. Torniamo ad Alice, volevo farti una seconda domanda. La mia generazione in particolare, sia diciamo ragazzi che ragazze, siamo molto appassionati, diciamo, anche dei temi della parità di genere. Ormai non è più un discorso, diciamo, solo di cui si appassionano solo le femministe, ma in realtà molti di noi ne discutiamo nella vita di ogni giorno. E proprio volevo chiedere questo a te. Secondo te, lo scenario di opportunità lavorative che si aprirà nel futuro del lavoro porterà anche a un equilibrio di genere, al quale, diciamo, nel nostro paese siamo ancora molto lontani, perché sentiamo buone notizie, diciamo, arrivare dal nord Europa, però nel nostro paese magari c'è ancora molto da fare. Grazie, fa la domanda a cui tengo molto, un tema a cui tengo molto, perché io ancora la vivo invece dal lato delle femmine di una certa età anche a questo punto. Sì, allora, io penso, onestamente, nel breve, lo shock provocato negli ultimi mesi, secondo me non tanto al lato dell'offerta, sicuramente la chiusura, diciamo, dell'attività produttiva, ma lo shock e gli effetti sul lato della domanda, secondo me, si vedranno insomma, nei mesi a venire, no? Quindi diciamo, ci sarà sicuramente ancora un momento di difficoltà. Però quello che veramente mi ha colpito, devo dire, anche personalmente, cioè vedere quello che è stato un po' la regressione sociale che c'è stato in questi mesi, no? In cui improvvisamente, insomma, a fronte di un percorso che forse non era mai stato completato, no? Di parità di genere, ci siamo ritrovate le donne sono ritrovate a coprire da un lato le figure, diciamo, i mestieri che erano più a rischio, infermieri, medici, essere estremamente sovraesposte rispetto ai colleghi maschi. Ad avere un carico personale poi enorme tra casa, figli, io appunto dico avendo 3 figli, ma come me tanti altri, insomma, un carico enorme nella gestione, per quanto, diciamo, professioniste, con anche compagni supportive, no? Però lo stesso alla fine, i figli e la casa, in modo non paritario, sono ricaduti su di noi. E tutto questo, la cosa che veramente, cioè, la regressione proprio forse è stata il fatto che poi a fronte di un impegno
in casa, sui figli, sul lavoro, l'esposizione al rischio, non c'è stato un coinvolgimento, sono veramente minimo nelle fasi decisionali. E questo è stato, diciamo, l'emblema è stata la task force di Colao, che dopo un mese ha dovuto poi portare a bordo 5-6 signore, donne, insomma, per far vedere che insomma c'è stato exposto, cioè una cosa veramente che ci ha lasciato tutte un po' basite. Non a caso, diciamo, ci sono anche poi, ve lo cito per le ragazze che ci ascoltano, c'è questo gruppo anche che si chiama Girls Restart, che si sta formando un po' del gota del femminile, delle manager italiane, che hanno creato dei gruppi di lavoro dei lavori interessanti anche su Instagram, li potete vedere. Ci si sta insomma un po' riorganizzando, perché questo è veramente stato un momento di grossa regressione, io diciamo, vedo così. In questo scenario, oltre a invitarvi a scegliere con cura i compagni di viaggio da entrambi i lati, devo dire, voglio veramente vedere nell'AI, nel digitale, un'opportunità per rimettere in discussione questo schema, no? Perché si possa mettere in uno scenario di lavoro che anche ce l'ha più flessibile, perché questo poi è un po' la chiave della partecipazione femminile, in uno scenario di lavoro che sarà necessariamente più flessibile, si possa rimettere in gioco tutto il mondo femminile con le proprie competenze in un mondo anche che sarà estremamente multidisciplinare, che avrà bisogno di competenze che non sono solo data scientist. Nessuno si aspetta che in massa si diventi tutti statisti, ma che ha bisogno di competenze multidisciplinari, purché, come dicevo prima, l'imperativo è che si sappia, si conoscano le basi, si possa parlare un linguaggio comune, ci si possa sedere a un tavolo portando delle competenze specifiche anche in altri settori che non siano necessariamente quelli scientifici, no? Noi per molti anni abbiamo spinto le ragazze, e io in primis lo faccio anche adesso con mia figlia, insomma, verso lo studio delle STEM, no? Le materie scientifiche, con risultati alterni, devo dire. Però con un'equivalenza in mente che STEM uguale lavoro, come dice Paola Bonomo, uguale libertà, di fatto, no? Lavoro, indipendenza economica, libertà. Adesso questo sarà sempre abbastanza vero, ma non sono più solo le STEM che daranno questo che parteciperanno a questa equazione, questo secondo me. E vi cito alcuni, secondo me, aspetti, settori, dove l'AI, dove il digitale, dove la riflessione sull'intelligenza artificiale avrà degli impatti in ambiti che non sono appunto strettamente scientifici. Pensate, per esempio, al legale. Io vedo studi adesso che fanno una fatica pazzesca a mettere in piedi dei team che abbiano le skill per gestire e supportare le start-up, se Fabio non lo saprai, perché il mondo comunque dell'innovazione della start-up è prettamente legato, nell'80% ormai dei casi, al digitale barra all'intelligenza artificiale, no? Quindi questo è, quindi ci sono tante opportunità nel mondo del legale, opportunità legate a gestione dei temi di privacy, di identità digitale, N. Un altro settore che secondo me è super interessante, che sarà fondamentale, in cui è giusto che le donne partecipino proprio perché è anche utile smontare i bias che poi il mondo dell'automazione si porta dietro di fatto, no? Che è tutto il tema etico-filosofico, che diciamo su cui diciamo, io non ho le skill per addentrarmi correttamente, però è un'area affascinante, pensiamo appunto a gli studi che vengono fatti sui criteri da applicare, etici da applicare all'auto senza guidatore, l'auto che deve decidere se, non avendo guidatore a bordo, deve decidere se sia meglio avere un incidente con un bambino o con un anziano. Questi sono temi, diciamo, etici, filosofici, se vogliamo, anche molto interessanti. Quindi non è solo, diciamo, l'opportunità su cui io veramente invito ragazze a riflettere, tutti, ma in particolare le ragazze a riflettere, è l'applicazione di competenze, quindi l'acquisizione e poi l'applicazione di competenze, di conoscenze in questi ambiti a settori che poi possono essere veramente multidisciplinari, l'etica, la filosofia, il legale, il regolatorio, tutto il mondo del lavoro avrà bisogno di riscrivere le policy, e il policy making diventerà un'area, secondo me, di grande, il framing regolatorio diventerà un'area di grande, estremamente importante. Quindi acquisite le competenze di base, poi le potete applicare. Ottimo, grazie per i consigli, Alice. Io rimarrei su questa lunghezza d'onda, sempre consigli per le ragazze e i ragazzi che ci stanno seguendo. Insomma, chiederei a Laura, quali sono le caratteristiche chiave per avere successo nel futuro mondo del lavoro? E sono caratteristiche, diciamo,
secondo te, innate o che possono essere coltivate? Insomma, su un ragazzo che magari adesso ha, non so, dai 16 ai 20 anni, su cosa si deve concentrare? Grazie Fabio. Questa devo dire che è una domanda che casca un po' a pennello, nel senso che quando mi avete proposto di partecipare a questa serata, visto il tema, è sicuramente stato il centro della mia riflessione rispetto alla tematica del futuro del lavoro. Quello che ne ho estrapolato dalla mia riflessione sono un po' 6 punti che vi vorrei raccontare, che riflettono anche molto quello che è l'approccio che noi abbiamo a livello di imprenditoria e anche di appunto organizzazione del lavoro all'interno della realtà in cui lavoro, di Impact Hub. Il primo punto riguarda la resilienza. Quindi, come ci ha insegnato il buon Darwin, quando ci sono dei cambiamenti, dei fenomeni di trasformazione, le realtà o i soggetti che resistono, che riescono a sopravvivere, sono quelli che si adattano a questo cambiamento e quindi sono in grado di modellare le proprie caratteristiche in funzione di quello che gli succede attorno. Questo credo che sia fondamentale in questo periodo in cui ci troviamo, proprio perché, come abbiamo già detto, siamo nel bel mezzo di una rivoluzione digitale, di cambiamenti che vanno veramente veloci. E quindi la capacità di sapersi adattare, di svincolarsi da magari pianificazioni già fatte, magari mantenendo dei principi guida, ma avendo la capacità di avere questo adattamento a livello di strutture, processi e business model, penso sia fondamentale per la sopravvivenza sul lungo termine. E a questo ovviamente si lega tutto l'aspetto fondamentale di essere in continua formazione, in continuo aggiornamento, quindi non avere mai, non smettere mai di aver voglia di imparare cose nuove. Il secondo punto è quello delle sfumature, nel senso che secondo me è una grande differenza all'interno del mondo del lavoro rispetto a quello che era il contesto magari di una generazione fa, rispetto alla mia anche solo, è che mentre prima c'erano dei confini molto ben delimitati, molto, molto chiari, adesso in realtà siamo in mezzo delle sfumature. Quindi pensate alla differenza tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, al tempo che dedichiamo al lavoro e al tempo che dedichiamo al tempo libero, ai luoghi di lavoro e agli spazi privati, piuttosto che alle competenze professionali, quelle che sono invece le nostre passioni personali. Un tempo probabilmente questi erano settori molto più separati. Quello che io noto invece è che l'evoluzione ci sta portando a vedere tutte questi settori molto più contaminati l'uno con l'altro e molto più sfumati, molto più confusi anche. E questa è però da vivere come un'opportunità, perché è un qualche cosa che ci permette di arricchirci, magari facendo anche vivendo esperienze diverse e imparando dall'una e applicando quello che abbiamo imparato all'altra, e dall'altra ci permette di avere maggiori opportunità di flessibilità e di contaminazione. Il terzo punto, e qui mi aggancio un po' a quello che si diceva prima con Alice, è quello della diversità, quindi l'importanza di mostrare quella che è la propria unicità e di accettare invece la diversità degli altri. Quindi parliamo sicuramente di differenza di genere, ma non solo, ci possono essere tantissime altre peculiarità che caratterizzano ognuno di noi, che è importante valorizzare e mettere a disposizione degli altri. Legato a questo punto ce n'è anche un altro che anche abbiamo già menzionato, che è quello della centralità del capitale umano delle persone.
Anche questo è un qualcosa di fondamentale all'interno di Impact Hub, tutto ruota intorno alle persone e alla community, al valore che possono creare le connessioni umane. E come ci siamo già detti, adesso e sicuramente anche nel prossimo futuro avremo sempre più percezione dell'importanza di questi valori. Un altro elemento è quello della capacità di autonomia e della mentalità agile o agile. Questo è importantissimo perché sicuramente avrete già sentito parlare magari tutti di approccio agile, metodologia agile, che ormai sono sempre più diffuse all'interno delle organizzazioni aziendali, ma è anche molto importante guardare a quelle che sono le evoluzioni un pochino più strutturate anche di questi approcci, come ad esempio l'olacracy, di cui non so se avete mai sentito parlare, e la leadership collaborativa, che sono sostanzialmente degli approcci che vanno a sviluppare le capacità di self-management delle persone che fanno parte dei team, che prevedono un'organizzazione orizzontale di un'azienda, di un'impresa, quindi ormai l'organizzazione a livello gerarchico top-down è sicuramente superata. E vengono invece premiate le persone che hanno un piglio manageriale, che sono in grado di condividere le regole trasparenti, valori condivisi e avere maggiore libertà di gestione delle proprie funzioni all'interno dell'azienda. Ultimo punto, a cui però tengo particolarmente, è quello dell'impatto della sostenibilità. Io sono convinta che il futuro dell'economia sarà sicuramente più ad impatto. Lo dimostrano anche i numeri di crescita del settore dell'impact investing, quindi di tutto il mondo che riguarda gli investimenti, che vanno a guardare sì il ritorno economico, ma anche l'impatto generato a livello ambientale, piuttosto che sociale o culturale. E io credo un po' che questo sia un po' l'unico futuro possibile per la nostra economia, quindi sicuramente si andrà in quella direzione, sicuramente si creeranno sempre di più posizioni professionali che andranno a cercare competenze in questo ambito e nell'ambito della valutazione di impatto. E poi soprattutto siamo anche nell'ultimo decennio che abbiamo a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi globali di sviluppo, e quindi sicuramente il futuro prossimo sarà caratterizzato da un maggiore impegno di tutta l'economia su questi aspetti. Obiettivi globali di sviluppo che rappresentano il tuo sfondo in questo momento, li vediamo lì. Io vorrei una domanda simile anche ad Alessandro, però aggiungendo diciamo un elemento. Chi diciamo è molto appassionato dei temi legati alle startup, eccetera, ha in mente due parole: produttività. Ci sono tantissimi youtuber che i giovani startup perseguono, che spiegano come essere più produttivi, come svegliarsi alle 5 del mattino e fare tantissime cose durante la giornata, e l'altra faccia della medaglia, diciamo, è il burnout, perché tantissimi giovani rischiano, insomma, di cadere in quello. Innanzitutto ti chiedo, come ho chiesto a Laura, secondo te quali sono le caratteristiche principali, diciamo, per avere successo nel futuro mercato del lavoro, e poi se vuoi citare anche queste due cose che mi chiedevo, insomma. Sì. Grazie Fabio. Allora, telegrafico sul tema delle skill, diciamo per coerenza ti dico le cinque skill principali che cerchiamo in Endeavor quando assumiamo qualcuno. Sono tutte soft skill, tanto per cominciare. La prima è l'imprenditorialità, ovviamente, perché le persone che lavorano con gli imprenditori devono avere un certo quibus imprenditoriale, perché altrimenti faticano a comprendere cosa vuole l'interlocutore, no? Il che tipicamente significa che quando io faccio un interview a un intern, la prima domanda che voglio che mi faccia è: dov'è l'organizzazione fra 5 anni? Come volete arrivarci? Quali strategie avete in mente per arrivare là? E qual è il mio ruolo in questa strategia, no? Perché io devo imparare di più dal mio intern, quasi, di quanto lui deve imparare da me a un certo punto, no? O quantomeno dobbiamo imparare l'uno dall'altro.
E per farlo ovviamente lui deve avere anche una certa proattività, deve avere una certa capacità imprenditoriale all'interno dell'organizzazione, deve ragionare come il CEO di Endeavor dal giorno. Numero due, multidisciplinarità. A me piacciono persone che applicano Seneca alla finanza, questo lo dico sempre, e in generale che hanno una intelligenza tale da riuscire a prendere il meglio da qualunque disciplina o passione o hobby che hanno e applicarlo alle altre, no? In modo tale da poter creare sostanzialmente una modalità di esecuzione e di risoluzione di problemi complessi originale, no? Terzo punto, intelligenza fluida sicuramente, cioè capacità di imparare. Non ci interessa quello che hanno imparato prima, ci interessa molto di più che siano capaci di imparare in corso d'opera, in tempi molto rapidi, cose che via via si presentano, no? Caso concreto, oggi il mio analista, che ha 25 anni, si è dovuto cimentare su autonomous vehicles, big data analytics per una stima di mercato e 3D printing, e deve trovare il modo di imparare il più possibile, il prima possibile su questi settori, altrimenti non riesce a rimanere centrale, diciamo così, nel processo di lavoro. Quarto fondamentale, high humility, low ego, non vogliamo primi nella classe o prime donne, ci interessa più che altro gente con cui ci piace andare a cena finito il lavoro e che, con cui diciamo ci siamo di dialogare in maniera molto matura, quindi che mettano il noi avanti all'io sicuramente e che si mettano al servizio prima di capire cosa prendere da un'organizzazione. E ultimo punto, che è il più difficile da trovare, persone capaci di mettere in moto l'intelligenza collettiva, come la chiamiamo noi, cioè che riescano a far sì che tutto il team dia il meglio di sé quando lavorano insieme agli altri, no? Cioè che instaurino un meccanismo di race to the top, sostanzialmente, a livello di intero team, che è una cosa molto difficile. La domanda che tu mi hai posto relativamente al burnout, allora, dunque, e anche alla, diciamo, alla locazione delle task e alla produttività. Allora, io credo che il mondo va per forza di cose in una direzione a produttività decrescente, non ci possiamo fare nulla, e quindi l'importante non è essere più produttivi o meno produttivi, ma essere più che altro dedicare la propria attenzione, che è un'altra risorsa estremamente scarsa, alle cose fondamentali, no? Quindi rientra un po' in quello che dicevamo prima sui bullshit jobs, quindi l'importante non è per forza aggiungere cose, aggiungere task, fare più cose e farne meno, farle bene e fare quelle che bisogna fare e eliminare sostanzialmente tutta una serie di annessi e connessi, formali o meno formali, che non servono a niente, non creano valore aggiunto. Il burnout è conseguenza del fatto che se una persona, diciamo, viene poi valutata in un'ottica di produttività, in dialogo con col pezzo precedente, è evidente che si crea una competizione tarata unicamente su un tema di produttività, che, ahimè, spesso e volentieri è una falsa competizione, perché non genera valore aggiunto di per sé, ma genera appunto burnout e tutta una serie di altre conseguenze spiacevoli a livello psicologico e non solo, nelle persone che si trovano a dover svolgere una certa mansione, un certo tipo di lavoro. No? Se ricordate, John Maynard Keynes si immaginava la nostra contemporaneità come una contemporaneità di persone che lavoravano 3 ore al giorno e il resto del tempo si godevano la vita, no? E facevano fare la grossa parte del proprio lavoro alle macchine, che lui vedeva come un attore positivo all'interno del sistema. Quindi, in qualche modo, o ci siamo persi qualcosa, o aveva lui un'idea, diciamo, distorta della società, oppure bisogna sicuramente porsi una serie di domande relativamente a dove stiamo andando. Perfetto, grazie Alessandro. Adesso leggerei i risultati del sondaggio e poi vi chiederei di rispondere in maniera abbastanza telegrafica ad alcune domande dei partecipanti. Allora, le risposte del sondaggio in realtà sono state abbastanza imprevedibili. Quello che emerge, diciamo, è un'estrema fiducia verso la tecnologia, perché cosa spaventa di più relativamente al futuro del lavoro? Il 34% ha risposto alla carenza di risorse finanziarie degli stati, quindi c'è più preoccupazione verso lo scenario macroeconomico
quindi ristrettezze di bilancio degli stati che potranno o con un alto livello di tassazione o con un basso livello, diciamo, di incentivi, impattare negativamente sul lavoro e sui lavoratori. E la seconda minaccia percepita, anche questa non è tecnologica, ma è l'aumento della speranza di vita che può minacciare, diciamo, la creazione di posti di lavoro per i giovani. Età pensionabile sempre più lunga, minore ricambio generazionale. Per quanto riguarda invece le maggiori speranze, il 44% ripone fiducia verso la maggiore attenzione verso la sostenibilità che le imprese, insomma nel futuro porranno, ma già adesso nell'ultimo decennio lo stiamo vedendo, una sempre maggiore attenzione verso queste tematiche da parte delle imprese. E la seconda maggiore speranza, arrivata al secondo posto al 30%, è che la tecnologia ci potrebbe far lavorare meno e meglio, insomma. E anche qui riprendiamo quello che diceva Alessandro poco fa. Allora, per quanto riguarda le domande, appunto cercate di essere molto brevi perché siamo quasi alla fine, inizierei da Alice e le chiederei, uno dei partecipanti chiede, abbiamo parlato di quello che pensa il management dell'intelligenza artificiale e meno della metà è preoccupata, ma invece dei lavoratori, chi si preoccupa? Potrebbero nascere preoccupazioni magari delle dinamiche magari neoluddiste, perché magari i lavoratori si sentono più minacciati dall'intelligenza artificiale? Questo è un punto interessante, è vero che poi quando si fanno queste ricerche ci si focalizza un po', diciamo, sugli executive che non sono necessariamente rappresentativi poi dei timori della popolazione, diciamo, della popolazione aziendale. È corretto, io non ci vedo, però anche dai risultati, vedi, il punto è giusto, io penso che sia una considerazione da tenere in mente. C'è molto un tema di comunicazione però che va, diciamo, gestita, perché lo scollamento, diciamo, delle aspettative del management verso le persone, diciamo, il resto dell'organizzazione viene da una cattiva comunicazione poi alla fine. Quindi se le aspettative sono molto diverse vuol dire che c'è stato un gap, è saltato qualcosa, non si sono capiti o non si sono parlati o non si sono capiti bene. Quindi questo è un po' un tema, secondo me, per cui io non ho un timore tanto di questo tipo, quanto più, diciamo, mi sembra uno stimolo alla comunicazione aziendale interna. E del resto, dai risultati anche di questo sondaggio tra i ragazzi, è stato facile allora cominciare ad essere ottimisti, perché lo erano già. Mi sembra che i punti sono molto d'accordo, anch'io avrei scelto le stesse voci, no? Perché secondo me i timori sono molto più di tipo esogeno, macroeconomico, che non legati alla tecnologia in questo momento. Perfetto, grazie Alice. Chiederei a Laura un'altra cosa, invece. Si è parlato molto, diciamo, di multidisciplinarietà, però non c'è il rischio che se tutti diventiamo esperti di poco di tutto, come si dice, jack of all trades, master of none, ci perdiamo poi magari delle hard skill o delle competenze specifiche, sappiamo un po' di tutto, ma in maniera poco approfondita di qualcosa che magari potrebbe fare la differenza? Sì, diciamo che questo è un grosso tema. Se parliamo di contesti imprenditoriali, avere capacità di multidisciplinarità è fondamentale. Come dicevo prima, potersi porre in un contesto dove si sia in grado di modellare il proprio profilo e riuscire a farsi contaminare positivamente da tutto ciò che ci dalle esperienze che possiamo fare in ambiti diversi è fondamentale, non si può prescindere da quello. Chiaramente poi possono esserci dei ruoli molto più tecnici che richiedono delle competenze molto più tecniche, molto più specifiche, dove invece appunto è richiesta un approfondimento, una formazione su un tema particolare. Resta il fatto comunque che anche in ottica di organizzazione aziendale di cui vi parlavo prima, quindi di orizzontale, dove
si va a lavorare insieme a team di lavoro autonomi e che sviluppano e raggiungono obiettivi autogestendosi, tutto il discorso delle soft skill di cui parlava prima Alessandro diventa anche lì fondamentale, quindi da lì comunque non si può prescindere. Perfetto, grazie Laura. E invece ad Alessandro chiederei, visto che è arrivata questa domanda, nel sondaggio la maggior parte delle persone, insomma, sono preoccupate dal fatto che gli stati non abbiano abbastanza risorse economiche e finanziarie per sostenere il mercato del lavoro in questa fase, diciamo, caratterizzata da una forte componente tecnologica disruptive. E in particolare molti fanno notare, mi viene in mente, che non tutti i fresatori di 56 anni oppure chi è abituato per una vita a fare un determinato tipo di lavoro che potrebbe venire sostituito da una macchina, non tutti hanno le competenze per diventare data scientist o aprire una startup. Quindi se tu potessi scegliere come allocare il budget di un ministero o di uno Stato, cosa dovrebbe fare uno Stato per salvaguardare questi lavoratori? Facile la domanda, grazie Fabio. Allora, dunque, intanto concordo con la tesi per cui uno Stato lungimirante investe molto in innovazione e in ricerca, quindi in istruzione e educazione, no? E qui taccio sulla situazione italiana attuale. Detto questo, per tutti coloro che saranno lavoratori, diciamo, displaced, si aprono delle strade su cui c'è la possibilità a livello statale di reintegrarli, a mio avviso, in tutta una serie di mansioni che creano valore collettivo per tutta la società, no? Penso a tutte le mansioni correlate alla cosiddetta care economy, su cui c'è bisogno ovviamente di un certo tipo di expertise, nel senso che non è che uno si può improvvisare, tra virgolette, badante o addirittura nanny, che probabilmente sarà un altro dei temi sostanziali, né poter poi chiaramente andare a lavorare con certe categorie sociali svantaggiate o che hanno determinate necessità. Però è una di quelle classiche situazioni in cui si unisce un beneficio pubblico a un'esigenza, a una domanda crescente da parte delle famiglie, insomma, dei soggetti privati, su cui c'è carenza di professionisti qualificati, no? E questo è uno. Il secondo è correlato, se vogliamo, alla possibilità di rigiocare parte delle skill che questi soggetti hanno acquisito in un'ottica, passatemi il termine, consulenziale, nel senso che parlavamo prima del problema della verticalizzazione, no? Del fatto che comunque le hard skill sono importanti, è vero. Il modo per valorizzarle è anche far sì che coloro che effettivamente hanno sviluppato le hard skill poi possano avere i mezzi per veicolarle a coloro che potrebbero apprezzarle, no? E quindi il fresatore della situazione volendo, si è messo in condizione di poterlo fare, l'opportunità per esempio di fare il docente di fresatura, se mi passate il termine, oppure di andare a lavorare con una figura, diciamo, consulenziale in una multinazionale, oppure di utilizzare parte delle skill di botanica che inevitabilmente ha dovuto imparare sul campo senza magari neanche sapere che si trattava di skill di botanica, no? Ma che poi possono essere molto utili per determinate altre tipologie di applicazioni, no? Questo è correlato, cioè, parte il fresatore, no? Ma tutti quei mestieri artigiani, manuali, e comunque che potrebbero essere effettivamente a rischio di automazione, sono, insomma, tutti dei mestieri che possono rigiocarsi in questa veste, secondo me. Non è facile, ovviamente, ma dovrebbe essere responsabilità di uno Stato di equipaggiarsi, diciamo, in maniera tale da poter garantire questo tipo di opportunità, no? E se non di uno Stato, di soggetti, se adottiamo un meccanismo un pochino meno statalista, diciamo, ovviamente permettere a delle organizzazioni di creare dei business incentivati, in questo caso magari sì, a fare questo tipo di attività. Perfetto, grazie Alessandro. Direi che la nostra ora è esaurita. Io ringrazio innanzitutto le relatrici e il relatore che
ci hanno fatto compagnia in quest'ora. Ringrazio nuovamente Ercel per la disponibilità e il gran lavoro delle ultime settimane. Ringrazio diciamo, chi ha partecipato come spettatrice e spettatore a questa conferenza, a chi ha interagito con noi sulla dashboard inviando le domande e anche al reparto tecnico che dietro le quinte ci ha supportato in questa giornata, in questo evento. Ringrazio anche tutti i Global Shapers che ci stanno seguendo. Direi che ho ringraziato tutte e tutti, quindi a presto, buona serata e buon weekend e buon ponte del 2 giugno per chi lo farà. Buona serata. Grazie. Buona serata. Grazie.